E mo basta, eh? Hanno capito? E mo basta di far furbo, eh? Tanto lo sai che scoppierai di brutto anche te, capito? Ma te anche peggio, perché la disonestà in questo caso è quella che te più stai adoperando. Stai parlando del tuo sodale di Parma perché ha detto lui ha fatto male a non presentare, a non dire che c'era questo atto che l'ha sorpreso. Anche te hai fatto la stessa cosa. Te hai ritirato questo avviso di garanzia pochi giorni prima della scadenza dei 30 giorni. Quindi te, sapendolo di cosa si trattava, hai commesso un atto illecito, perché lo sapevi. E quindi là te lo sei tenuto dalla parte. Per quasi i 30 giorni te li hai presi quasi tutti. Sapevi che il tuo sodale le metti, lo sapevi da lui, che lui ha preso subito questo avviso di garanzia e te l'ha comunicato. Cosa fai te, vergine? Cosa stai a fare, vergine? Un'altra cosa. Allora, eccolo qua. Nogarin è il caso Livorno. Mi dimetto da primo cittadino se c'è un rinvio a giudizio. Non ho scaricato Federico, è un bravo amministratore. Te sei un rufiano da una parte all'altra, da una botta al cerchio, una volta alla botte, non sai più nemmeno di cosa si sta parlando. Perché il suo avviso di garanzia non basta per dimettersi, qualcuno gli ha detto. E te gli ha risposto, perché io non ho rubato, gli altri sì. Non ho usato denaro pubblico per interessi personali, gli altri sì. Il mio avviso di garanzia è stato generato da un atto amministrativo, e ecco qui quello che ti scaverà la fossa. Da un attimo, forse quello di, forse lo sai perfettamente qual è, perché è uno dei reati, forse quello di aver assunto 33 precari dell'azienda municipale che avrebbero perso il lavoro, e siccome sono innocente sono puro sereno. Allora, te hai commesso un atto illecito, è penale questo, perché cosa hai fatto? Hai assunto 33 precari in un momento in cui non lo potevi fare, semplicemente perché c'era di mezzo un concordato, sai cosa significa? Che tutto quello che è, diciamo, da un momento in poi, te non puoi più fare nulla, non puoi più e non devi più fare alcuna mossa, perché c'è di mezzo la magistratura. Fai finta di non saperlo? O forse lo sai e pensi ancora che qualcuno abbia della pietà nei tuoi confronti? Quindi te, questi 33 precari, sono stati assunti in una data nella quale il tuo bilancio non poteva più permetterselo. Cioè, in poche parole, ripeto, era un concordato per cui queste mosse sono esclusivamente di pertinenza del magistrato. Quindi te hai commesso un illecito. Perché? Chiaramente è truffa. Va bene? Cos'è successo? Che te hai tolto, hai levato dei soldi da quello che poteva essere, doveva essere un parziale rimborso dei creditori e te li sei praticamente spesi assumendo 33 persone. Ma c'è un motivo anche questo, molto ben chiaro. Te hai fatto dei conteggi, ti avevano quasi, ad opera un termine forse pericoloso, ma non lo credo, hai fatto assumere 33 persone, sempre ripeto, non potendo, perché ti era stato detto che se tu non l'avresti fatto, il comune che te presiedi, la tua giunta sarebbe caduta, ti avrebbero messo in minoranza e quindi te non contavi più niente. Allora anche lì ti hai fatto questa furbata, ma pensavi che veramente la gente non se ne accorgesse, la gente, il magistrato, la magistratura. Fino a quanto, eh? Usque tandem, abutera pazienza nostra. Catilina, sei nei guai fino a qui, mi lavo anche il cappello, anche sopra il cappello sei, da un momento all'altro, ti stanno salvando le terga, ma se te le salva il tuo sodale, il grillo, sappi che la legge non ti salva, perché una volta che ci arriveremo al punto giusto, te in poche parole sarai denunciato. Ciao!